un gol è forse poco per riscattare una stagione in panchina, ma ad Andrea Carnevale resterà la firma di una vittoria in extremis che apre alla Roma le porte della Coppa UEFA. A spingere la Roma verso l'Europa c'è anche Bruno Conti, che, verificata una volta di più la sua presenza nei cuori giallorossi, si sistema tra Nela e Cervone, quest'ultimo polemico alla vigilia con Bianchi. È Zinetti ad essere confermato titolare, peraltro in una partita senza patemi per la difesa romanista. Anche senza Giannini e Bonacina infortunati, la Roma orienta a senso unico la sfida con il dignitoso Ascoli. Esler è superattivo ed ispirato nelle sue assistenze, che non vengono però capitalizzate. Si alternano alla conclusione difensori ed attaccanti, ma con la tipica imprecisione di chi ha troppa foga e poca lucidità. Al nono della ripresa, Bianchi opta per il modulo a tre punte, inserendo Carnevale al posto di Salzano. La sequenza che dimostriamo è indicativa della tensione che turba lo spogliatoio romanista, ma che forse è diventata positivamente decisiva in questo finale di stagione. Intanto Lorieri conferma con le sue parate di poter aspirare ad un club dalle diverse ambizioni. Carnevale entra subito in partita e dopo l'ennesima prodezza del baluardo bianconero si procura un calcio di rigore. Felicani vede la spinta di Osvaldo Mancini, ma anche passando da Föller a Rizzitelli, la Roma conferma i suoi limiti dal dischetto. Visto il colore del cappellino, quello di Lorieri è un balzo da Pantera Rosa. Per fare centro, la Roma deve attendere l'88esimo. Sul tiro di Esler si inserisce Carnevale. È come il morso di un cobra che uccide l'Ascoli e vale la terza vittoria consecutiva. Un successo di sapore europeo che serve anche a minimizzare le polemiche. Il battibecco con Salzano fa parte del gioco? Sì, no, ma Fausto è un bravissimo ragazzo. Tutti loro in questo momento vogliono dare il loro contributo a, in quest'annata particolarmente travagliata. E quindi si perdona anche questo nervosismo? Ma sì, ma oltretutto lui è estremamente un bravissimo ragazzo.